signor Montecchi, sono pronti? E non siamo pronti ancora. Aspetta, intrattieni. Fai una ghigliottina. Che faccio una ghigliottina, ragazzi? Scusate. Sono io, chiamami. Chiamami Ciccio. Piccolo problema. Ecco, allora, signor Montecchi, venga, venga, entri pure, venga. Complimenti per l'anno. L'ho preso da Zara. Senta, signor dice, qui c'è mica l'avvocato. Avvocato, non si cazzi. C'è mica un wifi. Un wifi. C'è un wifi. Wifi. C'è wifi. Password. Chef. Di Domodossola. Di Domodossola. Chiamo. Signor Romeo, mi dica qual è il problema. Il problema? Glielo faccio vedere subito. Problema? Vieni avanti, problema. A vedere. Buonasera, io sono Giulietta e sono fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni. E io sono sogni e sono incubi onesti. Codesta materia la deve essere avariata. È avariata, alla luce a un alito, come mangiano gli yogurt e i fermenti vivi e gli muoiono. Secondo scena, dovrebbe avere 20 anni, questa, se la immagini ignuda sul sofà, se la immagini. Io sofà, sei te che non sa fa più nulla. Guardi come mi tratta, quanti anni mi dà lei, moro di Venezia? Venezia, comunque io non posso pronunciare perché veramente la si pronuncia. Sono super partes. Voi di colore e siete super da tutte le parti. Sicché non si sa. Era voi, non si può negare. Comunque, signore della Chiesa, questa signora è uguale. Non mi merita. Io mi sono avvelenata per lui. E lui gli sta tutti i giorni con il telefonino in mano a iscriversi con le donne. Fermo! Giudice fermo! Che c'è un po'. Signora Giulietta, andiamo avanti. Allora, lei cosa chiede? Allora, avvocato Ghedini, io sono venuta perché voglio divorziare da quest'uomo. Perché all'inizio, vero, lo scrisse anche Parpiglia, c'era una storia d'amore bellissima, la conosciamo tutti, siamo andati su tutte le riviste di gospel. Non perché l'ho detto io, perché io sono una donna preservata. A me le cose da qui le entrano e da qua le mi escono. Perché? Lei è diventata di condominio pubblico. Ora io non ce la fo più. Generale dietro la collina. Sono io che non ce la fo più. Io questa la piglio e la metto su eBay. C'ho pronto l'annuncio. Vendesi Giulietta 1600. 1600 è la cilindrata. È l'anno di nascita. È usata. Usata. Sono Romeo, maschio alfa. Oh, Alfa Romeo! Tu mi hai fatto il
su io gli ho chiesto la amicizia, sì, e gli ho mandato una foto. Io appena ho visto la foto ho sentito una vocina che mi ha detto chiudi alla svelta. E chi era? Era Norton, l'antivirus. Per me è stato un fulmine a pian terreno. Io per questa storia sono stata tanto male. Perché poi io di carattere e sono dominzo punto. Sì, che comunque a un certo momento vi siete incontrati. Cioè, allora andiamo avanti con la croce, no, la storia, l'avrà detta. Io ero incontrato a un ballo in maschera e lì hai ballo in maschera, mi ha fregato. Così, e dov'è la fregatura? Signori, veniamo al suo. Che magari. Se un giorno si Biafra. Cosa? È che io. E dove è che si è trovato giù lì e mi fa dire. Piglia il Biafra perché. E mi è andato proprio in bocca al cane che l'ha ingoiata. Accidente, come sta il cane? Come sta il cane? Posso? Senti che riso! Posso? Senti che riso! Che noi infatti l'abbiamo usato parecchio per girare la polenta. Poverino, ora un pochino sta meglio, ma ancora basso pure. Sono tre giorni che non mangia, perché verrebbe, ma gli fate a compasso, e gira su se stesso. E gira. Basta. Sono cose che capita, sì. Signora Giulietta, basta farti capire, torniamo a noi, a voi anche. Sì. Giulietta, lei dice che Romero sta sempre a chattare. Sì. Ma lei ha delle prove? Io ho trovato un messaggino sul telefono della Lucia, quella di Renzi. Renzi e Lucia. C'era scritto, ti aspetto su quel ramo dell'albero di Como che porta a mezzogiorno fra due catene non interrotte di monti, tutto a seni, tra parentesi, e golfi. Gol map, strisci. Sono bello. Sì. Sì. Seguami. Lei tutte queste donne dove le trova? Va a ballare in discoteca? Ballare in discoteca, mi dice! Oh, vintage! Io le trovo in chat, le donne ora! Ci pensa Siri! Siri! Vuole vedere come fa? Sì, faccio vedere. Siri, trovami una prostituta. Hai detto sostituta? Ho detto prostituta. Hai detto parti in tuta? Sì. Pro. Trambra maiala. E se non capisci? Quanti soldi hai a disposizione? 500 euro. Allora vengo io.